Buongiorno a tutti, oggi siamo in questa Agrumeto perché a breve ci occuperemo di dare del concime organico, della sostanza organica a questo campo e quindi ci è venuta voglia appunto di parlarvi di questo argomento che per noi negli ultimi anni soprattutto è diventato veramente un punto di forza, un argomento fondamentale. Quali sono i motivi che ci hanno spinto a pensare che la sostanza organica sia fondamentale? Il motivo principale sicuramente è il cambiamento climatico. Si alternano periodi di pioggia insistente con lunghi periodi di siccità. Quest'anno è stato un anno esemplare da questo punto di vista. E quindi andando a migliorare la struttura del terreno ci permette di affrontare queste due problematiche. Nei periodi di tanta pioggia qual è il problema che riteniamo possiamo avere? La asfissia radicale, quindi la mancanza di ossigeno nel terreno. Un terreno con una buona struttura si ossigena più facilmente e quindi ci dà una mano da questo punto di vista. Alla stessa maniera, quando abbiamo lunghi periodi senza pioggia, la sostanza organica permette di avere un terreno che ha più ritenzione idrica e quindi agevolarci anche da questo punto di vista. Oltretutto non bisogna escludere la problematica della nutrizione, perché sappiamo che gli agrumi, i kiwi, nel periodo estivo affrontano una fase delicata che è quella dell'incremento della pezzatura. Quindi ci tocca nutrire, aiutare la pianta, dare dei concimi che noi distribuiamo nel terreno, però poi per sostenere la pianta dal punto di vista idrico siamo costretti a dare tante irrigazioni successive che addirittura corriamo il rischio di dilavare la stessa concimazione che noi abbiamo dato. Quindi la sostanza organica, aumentando la capacità di scambio cationico, ci andrà a trattenere gli elementi nutritivi che abbiamo distribuito in precedenza. Un altro punto fondamentale è sicuramente la difesa dell'apparato radicale della pianta. Perché? Perché in molte situazioni, su molte colture o anche in colture su cui sono registrati dei fungicidi che purtroppo non sono ben visti dalla grande distribuzione, dobbiamo affrontare la problematica della difesa radicale comunque con i microrganismi che funzionano benissimo, vediamo il tricoderma, i vari bacillus, però c'è una prerogativa importante per questi microrganismi: il terreno deve essere ricco di sostanza organica, loro hanno bisogno di quello per svilupparsi al pieno. Siamo in questo campo proprio perché è una prova tangibile di quello che stiamo dicendo. Questo campo lo seguo ormai da 8 anni. Avevamo il problema che il lato esposto a sud, questo in poche parole, era sempre di un colore più scarno rispetto al lato esposto a nord, perché come sappiamo il sole batte durante tutta l'estate su questo lato della pianta, quindi le foglie richiamano sempre più acqua e quindi questo lato del terreno tendeva ad asciugarsi prima rispetto al lato esposto al nord, sia per l'esposizione al sole anche perché le foglie richiamavano sempre più acqua. E quindi l'unica arma che abbiamo avuto a disposizione per migliorare questa condizione è stata proprio quella di distribuire la sostanza organica. Già dal primo anno abbiamo avuto un netto miglioramento. Abbiamo subito notato che quell'ingiallimento che avevamo nei primi anni è andato piano piano a migliorarsi e oggi stiamo insistendo sempre con questa applicazione e ne stiamo avendo finalmente i benefici. Noi consigliamo la distribuzione su fila, dove troviamo la maggior parte dell'apparato radicale, con i 20-30 quintali per ettaro in funzione anche della struttura del terreno, oppure anche in funzione di quando, con che ciclicità viene utilizzata la sostanza organica. Il periodo migliore per l'utilizzo è sicuramente questo qui, diciamo l'autunno, l'inverno. Rimaniamo a disposizione per tutte le domande, per tutti i dubbi. Al prossimo video.